Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome, o se non vuoi, legati al mio amore e più non sarò una Capuleti. Assolutamente no. Certo che non voglio tornare con te. Io voglio il divorzio. E io voglio la casa in campagna. Devo rispondere o ascoltare ancora? Non ho ancora finito. Posso parlare anch'io? Tu non puoi togliermi la casa in campagna. È il mio rifugio. Tu vuoi solo farmi un torto. Non te ne frega niente in realtà. Solo il tuo nome è mio nemico. Tu sei tu, anche se non fossi uno dei Montecchi. Prendi un altro nome. Quella che chiamiamo Rosa, anche con un altro nome avrebbe il suo profumo. Rinuncia al tuo nome, Romeo. E per il nome che non è parte di te, prendi me stessa. Sei sempre la solita egoista. Sarà un sollievo non vedere più il tuo nome accanto al mio. La casa la voglio io, altrimenti ti faccio causa. Ti prendo sulla parola. Chiamami solo amore e avrò un nuovo battesimo. Ecco, non mi chiamo più Romeo. E non cercare di impietosirmi. Non funziona. Vuoi degli altri soldi? È questo che vuoi? O vuoi che lasci Osvaldo a te? Vuoi Osvaldo, vero? Non me ne frega niente di quel cagnaccio. Lo tenevo solo per farti dispetto. Chi sei tu? Che difeso dall'ombra della notte entri nel mio chiuso pensiero. Sono ancora legalmente tuo marito. Tu usi Osvaldo per colpire me? Ma la povera bestiolina è anche tua, non è solo mia. Sei... Guarda, lo so io chi sei. Sei un disgustoso ipocrita! Con un nome non so dirti chi sono. Odio il mio nome che ti è nemico. Straccerei il foglio dove fosse scritto. Ma per niente! Tu devi firmare quel foglio! Devi firmare il divorzio! Ho accettato tutte le tue richieste! Il mio orecchio non ha bevuto 100 parole di quella voce e già ne riconosco il suono. Non sei, Romeo, uno dei Montecchi? No, evidentemente non lo sei. Sei solo un egoista. Caro mio, non l'avrai vinta. Nell'uno, mia bella fanciulla, nell'altro. Se non ti è caro nell'uno, nell'altro. Tieniti Osvaldo e tutto il resto, ma firma. Lo so che fai apposta per esasperarmi, ma che vuoi ancora? Io mi sono sempre prodigato per voi. Come? Perché sei giunto fino a qui? Alti sono i muri del giardino e aspri da scalare. E inciamperai e ti farai molto male! Con ali leggere d'amore volai su questi muri. Per amore non c'è ostacolo di pietra. E tu non riuscirai a fermarmi. Andremo in causa piuttosto. Se ti vedono qui, ti uccideranno. Fallo, avanti! Il pericolo è più nei tuoi occhi. Sei solo una volgare opportunista. Non più di te. Thank you.
Adesso firmi, vero? Te lo scordi, mio caro. Prima finiamo la tournée. Sarà un successo. Il responsabile di quanto è successo questa sera. Com'è stato dirigere due mostri sacri del palcoscenico? Meraviglioso. Sublime. Catartico. Ma guardi, erano da anni che non assistevo a una rappresentazione di tal fattura. Ho sempre pensato che la letterarietà e l'artificialità mostrata, esibita, una recitazione ardimentosa, il cuore pulsante del teatro, sia piuttosto da ricercare nella crudezza del realismo. Un vigore interpretativo che non avevo mai potuto ammirare in nessuna rappresentazione. Allora, un successo fantastico. Il pubblico è in delirio. Si preannuncia una tournée trionfale. È semplicemente strepitoso. Il pubblico mi adora. Giulietta invece, cazzo che figa. Per trombare questa, come cazzo devo fare? Ah, una Giulietta fantastica. Veramente indimenticabile, devo dire. Sì. Si vede che sono molto affiatati questi due ragazzi. Bravi, veramente bravi. Uno squarcio di vita vissuta vera. Una partecipazione, una trasposizione, una pugnaccia. Incredibile, incredibile. Ma si legge di alcuni dissapori tra voi. I giornali riportavano di furiosi litigi. Cara, i giornali si nutrono di gossip, quindi le tensioni sono una cosa abbastanza normale nel nostro mestiere. Bisogna conviverci. È stato veramente spettacolare, sublime. Pugnaccia, l'ho già detto, la spuma. Qualcosa di che colpisce veramente il cuore. Roano, detto Roano. Oh, davvero uno spettacolo pazzesco, mi è piaciuto molto, per questi colpi di scena, bello, bello, mi è piaciuto. Volevo sapere se potevo avere il numero di Romeo, con quelle gambette da merlo, mi fa impazzire. Il fuoco della passione arde in noi oltre il palcoscenico. Veramente bellissimo. Lei? Stupendo, stupendo, davvero stupendo. Ah, è stato meraviglioso, bellissimo, un'interpretazione unica, direi. Qualcuno, non ricordo chi, ha scritto che non eravate più adatti al ruolo. Cosa rispondete? Beh, io credo... La risposta migliore è il mio pubblico, mi adorano. Posso dire una cosa? Siamo in diretta? Allora... Ma facciamo entrare cani e porci allora.